Eravamo rimasti scrat, ci aspettavo. Sai, a volte dubito delle mie facoltà di detective. Stasera poi sono ricorso a un trucco dozzinale. Ho detto che so, quando invece non so ben niente. So solo che ne ho le scatole piene di questa maledetta storia. Ho bluffato, spero che la dama in nero, chiunque sia, se si scopra, faccia una mossa falsa. Un giorno mi sono offerto come esca. Se ho colpito nel segno, la prossima vittima sarò io. Un'ora dopo. Dylan Dog. Kaboom. Chi sei? Io sono io, Dylan Dog. Sono la tua morte. La morte, la morte, la morte. No! Fenomeni! Te l'avevo detto che ci saremmo rivisti. Vedi Dylan Dog numero 10 attraverso lo specchio. No, non adesso, non ora che sono così vicino alla soluzione. Mi spiace, non posso darti altre proroghe. Gruccio, la pistola, la pistola. Gruccio, non ce l'ho, non c'è, lo sai. E cosa ti servirà per la pistola? Non puoi uccidere la morte. Crack, ciuda ballerina, un incubo, al diavolo, dovrei indagare sugli incubi degli altri, non averli io. Crack, eppure non era senza significato questa storia, c'è qualcosa in particolare che mi è sfuggito nella sotterranea. Sì, qualcosa che non quadra con. Dylan. Pettulia. Io avevo paura, non posso stare da solo.
Aspetta. FIFA. Intanto tac, scrack, mi faccio schifo, da schifo. Svegliatemi, l'arcio braccone, svegliatemi, vi dico. Lasciami in pace, mamma, ancora 5 minuti. Il padrone non muore, mica, se arrivo un po' in ritardo. Ho la fortuna di non essere vostra madre, orribile individuo. Svegliatemi, vi dico, ho sentito un rumore. Sei tu, vecchia strega. Governo ladro, quando ti vedo mi viene subito il mal di testa. Il mal di testa vi viene per le porcherie che bevete. Ricomponetevi, grottesca caricatura di essere umano. Posate quella bottiglia e venite con me. Un giorno o l'altro la posso sulla tua testaccia, questa bottiglia, racchia misera. Racchia miggera, scusate, serva dei padroni. E pensare che ti avevo preso per mia madre, vabbè, che neanche lei era un granché, secca secca e brutta così come te. E mi picchiava anche se non portava a casa il salario intero, lavoro da quando avevo 6 anni, io a tutta la vita. Se si può chiamare vita poi, no, è stata solo la maledetta stronzata. Desmond, volete smetterla? Sveglierete i signori. Sai che mi frega dei signori. Il rumore che ho sentito veniva dalla camera di Miss Anna. Toc, toc. Miss Anna, state dormendo. Toc, toc. Che domanda scema. La porta è chiusa a chiave dall'interno. Ho capito, vado a prendere l'ascia. No, guardate Desmond, la maniglia si muove da sola. Clac, clac. E questo rumore, qualcuno sta aprendo dall'interno. Ma Miss Anna sta dormendo, è ancora chi ha aperto la porta? Slam. Allora ho gridato, ma nessun su suono è uscito dalla mia bocca. E tutto ciò che è seguito si è svolto nel più assoluto silenzio. Poi c'è stata l'esplosione. Sbrang! Dio santo!
No, Pettulia, non guardare, non guardare. Cosa? Poi siete arrivati voi, avete visto, Dio mio. Calmatevi ora, Miss Mildred. Bevete, vi farà bene. Giusto, bere fa sempre bene. Glu, 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 glu. Miss Mildred, perché non siete venuti a chiamarmi quando avete sentito quel rumore? Io non volevo disturbare il signore. Cosa? Ma Dio buono. La situazione in cui siamo mi preoccupate ancora di disturbare. Partito a passo in partenza, compagno. Quella la servitù ce l'ha da sangue. Io no, scusate, Miss Mildred, scusate se ho gridato, non volevo. Ma che genere di rumore avete sentito? Una specie di rantolo, anzi no, come una risata soffocata. Passavo nel corridoio davanti alla porta di Miss Honor e l'ho inteso distintamente. Era lei. Sì, lei, la dama, era la sua risata. E rideva anche quando siamo entrati, rideva per il sangue che stava versando, porca cicca. E quando sono entrato io, la dama era svanita. Già un attimo prima, puff, come Lord Blending quando gli chiedevo un aumento. Adesso statemi bene a sentire. Siamo rimasti in quattro nel castello e non vorrei che il nostro numero diminuisse ulteriormente. Ragion per cui faremo la cosa che avremmo dovuto fare da molto tempo. D'ora in poi resteremo uniti, nessuno dovrà più essere lasciato solo. Pettulia, Miss Mildred, voi preparerete delle brande nel salone, che diventerà la nostra stanza comune, ve la sentirete, Miss Mildred? Sì, non preoccupatevi, sono tornato a padrona di me. E quando mai lo è stato padrone? Desmond, tu e io andiamo su, e facciamo un altro bel funerale, ho capito, d'altronde ormai non si fa altro in questo castello di merda. Di morte, Desmond, di morte. Dylan, hai detto che siamo rimasti in quattro, ma da un certo punto di vista io sono rimasta sola, sono l'ultima erede ancora in vita. Ora toccherà a me, lo so, la morte verrà da me. E io ho paura di quanta. Ho più paura di quanta ne abbia mai avuto in vita mia. Dimentichi Amabel Petullia, lei non era un erede, eppure è stata uccisa. Questo significa che siamo tutti nel mirino e se ti può consolare, io ho paura anch'io. E sorge l'alba del quarto giorno a Blending Castle. Beh, addio collega, non posso dire che mi fosse simpatica, ma a questo punto non ha più importanza. Sono contento di non aver pur sospettato anche di te, riposa in pace, forse ci rivedremo nel paradiso dei poliziotti. Sniff, belle parole, compagno.